Mi chiamo Bojan e farò un trucco per Avon, questa bellissima ragazza. Le faccio vedere qualche passi per un trucco naturale. Primo passo, usiamo il serum. È un serum come base prima di applicare il trucco. Con un massaggino molto leggero sul viso. Una volta applicato il serum, primo passo di applicare la fondotinta. Nel suo caso usiamo la fondotinta tipo correttore. Siccome la ragazza ha un viso perfetto, una pelle molto pulita, ho evitato di applicare il correttore. La fondotinta possiamo applicare sia con le mani sia anche con un pennello. Allora, cominciamo con gli occhi. Vorrei valorizzare i suoi occhi perché hanno una bellissima forma, anche il colore è veramente molto bello, ha un marrone caldo con un po' di verde, e nel suo caso userei colori molto caldi, così daremo un bel contrasto con i suoi bei occhi. Applichiamo la matita nera soltanto nei angolini esterni in modo tale di alzare un po' il sguardo. La matita marrone applichiamo la parte esterna vicino alla crescita delle ciglia. Dopodiché sfumiamo con un pennello la matita che abbiamo appena applicato. Ho deciso di applicare e usare la matita nera nell'esterno in modo tale di poter alzare il suo sguardo, perché gli occhi sono un po' nei due lati esterni, un po' verso giù, diciamo. E invece nella parte inferiore abbiamo applicato la matita marrone, non più della metà dell'occhio se non diventa troppo pesante, e poi con un pennello sfumiamo in modo tale di dare una bella sfumatura. Applichiamo il colore nude sulla palpebra. Dopodiché sopra la matita già sfumata applichiamo il colore turquoise. La paletta che ho scelto per lei ha questi colori un po' verde turquoise e un colore bronze marrone, che applicando il colore turquoise darà un bel contrasto con i suoi occhi caldi. Invece il colore bronze marrone applichiamo nella piega palpebra per dare un po' di profondità dello sguardo. Sotto le sopracciglia applichiamo il colore nude, che diamo un po' di luce di questa parte qua. Stesso colore applichiamo anche nei angolini interni, e anche qua diamo un po' di luce. Pettiniamo le sopracciglia. Per dare la forma desiderata per le sopracciglia si potrebbe scegliere un colore abbastanza simile al colore dei capelli e il suo colore naturale. È arrivato anche il momento di applicare la mascara. Siccome non vorrei appesantire i suoi occhi, applichiamo la mascara soltanto sopra, sotto, evitiamo. Il prossimo passo è di fare una bella bocca, scegliere il rossetto giusto. Prima applichiamo la matita, che la matita serve di dare la forma desiderata e anche tipo una base di prima di mettere il rossetto. Una volta messa la matita, sfumiamo verso interno in modo tale di non rimanere un bordo della matita. Per lei ho usato il rossetto di Avon Plum. Ultimo passo è valorizzare le zigome. Il trucco che abbiamo fatto a Neva è un trucco che si potrebbe utilizzare sia di giorno sia di sera. Ho cercato di valorizzare la sua bocca con un colore del rossetto Avon Plum, che corrisponde molto simile al colore dei suoi capelli. Gli occhi sono valorizzati, il trucco non è molto pesante, perciò ho cercato di puntare sulla bocca.